face. Bella a tutti ragazzi, sono Giacomo e bentornati su questo nuovissimo video di Minecraft. Ragazzi, siamo ritornati su Minecraft. Però aspettate un attimo che ci sono due zombie. No, ci sono più di due zombie, cioè le mie guardie. Io le ho messe apposta per non far entrare zombie. E i zombie entrano. Ecco qua, l'ultimo. Perfetto, ok. Oggi dobbiamo continuare a creare la nostra città, in cui praticamente abiteranno loro. Infatti lui abita già qua. E andiamo a dare un'occhiatina alla nostra invece città, la nostra. Beh dai, sta abbastanza bene, dai. Tutto bene, tutto bene. Ok, allora, oggi andiamo a costruire, quindi se ce ne vanno tre, qui sicuramente ce ne vanno tre, due, tre. Quindi dai, non perdiamoci in chiacchiere, ragazzi. Però devo vedere. No, è vero che qui non ci sono le uscite, ci sono i tunnel sotterranei, ragazzi. Vi ricordo questi tunnel, perché se penso alla serie, andateveli a vedere. Questo è un tunnel sotterraneo. Qui c'è Gianfranco qui che controlla se qualche zombie. Vero Gianfranco? Ciao. E poi qui si va direttamente a casa mia per fare o la guardia, per dormire, fare un po' come tutto il resto. Beh, Gianfranco, stai bene. Oggi ragazzi andremo a fare delle altre casette, quindi direi di cominciare già dalla prima, che ormai mi sono scordato un po' come si facevano. Quindi metterò modalità veloce, 3, 2, 1, via! Metteremo la porta, metteremo questa qua di abete. Ora mettiamo le luci, quindi luci, luci, luci. Perfetto, vai le luci. Oh, così si vede un po' di più, diciamo, ecco. Sono più delle case dell'Ottocento, se devo dire praticamente la verità, però. Quindi ragazzi, mi scuso ancora per il rumore della play, purtroppo ancora non l'ho risolto. Quindi se voi avete, che ne so, qualche amico, se sapete un po' più di me, scrivetemelo sotto i commenti, così vi ringrazierò. Cioè grazie, ciao, alla fine, cioè, poi se volete i soldi contattate il mio manager. Perché io ho un manager, no, non ho un manager, quindi dire, basta dire cazzate. Vabbè ragazzi, altra modalità veloce per fare il pavimento, quindi 3, 2, 1, via. Perfetto, ora andremo a fare il suo falò, chiamiamolo, ecco, il suo camino in cui potrà stare con la sua moglie, se l'avrà prima di tutto. Questa qua sarà una casa un po' più grandicella degli altri, diciamo, quello che, cioè, avrà più figli, chi vorrà convivere ovviamente un po' più il resto. Vi ricordo che è molto facile, diciamo, fare questa modalità così. Ecco, mettiamo un altro lettino là, anzi ne mettiamo anche un altro qui. Beh, direi che ci siamo. Poi ovviamente lui se la può arredare come vuole, però io, siccome sono
molto stronzo, ci metto i libri, scaffali con i libri, così potranno studiare molto. Io sono uno che studia molto, ma veramente molto, ragazzi. Poi mettiamoci un bel divanetto. Che fai? Il divanetto non ce lo metti? Ecco qua il divanetto, va. Ecco qua, così il divanetto, togliamoci sta cagata, va, ma togliamoci proprio lì, ecco, mettiamo due libri così, va. Perfetto. Il divanetto, poi ovviamente se la può, no, editare, arredare come vuole. Perfetto. Quindi abbiamo costruito questa casa qua un po' più grandicella, lui abita sempre lì. Ora andiamo a creare una casa un po' più piccolina. È diversa, diversa perché sono sempre uguali e fa un po' schifo. Già fanno schifo di natura, però non è quello. L'andremo a fare di calcestruzzo grigio chiaro. Perfetto. Questa qua sarà una casina molto 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 piccola rispetto a questa qua molto grande. Possiamo dire che questi sono poi i capitani, i soldati che qui abiteranno per difenderci dagli zombie. Ecco qua. Questa qua sarà una casa molto piccolina, non tanta grande, ecco qua già va bene. Se no poi occupiamo molto spazio e non sanno neanche loro poi dove andare a dormire. Quindi modalità veloce fra 3, 2, 1, via. Insomma, tanto piccola comunque non è venuta, però fa niente. Allora, ecco qua. Entriamo, buongiorno, ci togliamo le scarpe, non è vero. Dai, pavimento, via. Perfetto, e anche questa casa è fatta. Io direi di mettere anche un gattino, di mettere anche una porta un po' più elegante, visto che questa casa si è già fatta. Un gattino carino, molto carino il gattino. Qua direi di mettere le solite letti in cui noi mettiamo le nostre amate persone, che sono queste qua, il nostro, ecco qua lettino. Ma le metto qua se avranno un figlio, ma basta così. Gli facciamo il nostro super divano, ovviamente ce lo faccio. Ma questo colore qua mi piace, vediamo un po' com'è. Ah sì, dai, è bello, molto 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 carino. Un divano abbastanza grande, direi. Ecco qua il fuoco, no? In cui si metti con, ecco qua la sera. Dove va il fuoco? Va qui, perfetto. E anche questa casa l'abbiamo finita. Ah, si è fatta notte, vabbè, io direi di riposare su questo lettino, belli tranquilli.
A few moments later. Perfetto, qua è giorno. Ok, dai, ci sono loro, questi qua, che rompono le scatole. Avranno ovviamente i figli. Non mi devi rompere. Mamma mia. Allora, perfetto. Minchia, ne sta pure uno là. A few moments later. Ok, ragazzi, c'è avuto un po' di problemi. Abbiamo avuto qua che veramente sono tanti i zombie e le guardie non fanno mai niente, anche se sono armate. Abbiamo un gattino e di nuovo questi così qua, madonna mia. Eccoli qua. Io direi a questo punto di andare a costruire un'altra casa. Beh, siamo qui, però questa casa sarà molto, ma molto, 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 molto figo, perché la devo fare di questo colore qua, di terracotta smalmata di nera. Come smalmata, mamma mia, che lume. Vabbè ragazzi, in modalità veloce, fra 3, 2, 1, via. Allora, qui ce l'abbiamo fatta. Ora lì mettiamo il nostro pavimento di, questa volta sempre di terracotta smalmata di grigia. Però, come forse ogni volta, mi dimentico sempre di mettere le luci. Ma è una cosa che poi non le riesco mai a trovare. Ah, eccole qua. Ecco qua, è una casa molto strana questa qua. Vabbè, allora possiamo cominciare direttamente con il pavimento. Quindi 3, 2, 1, via. Porta, proviamo questa, vediamo qua. Ah, carino, così almeno una cella sembra, così perfetto. Ora andiamo a mettere i letti, no, come sempre. Ogni volta ripeto sempre la stessa cosa, avete capito che ormai dobbiamo mettere i letti, ragazzi, quindi cioè non prendiamoci in chiacchiere. Allora, mettiamo qua, così copriamo questo buco. Se c'è un figlio, mettiamolo sempre allo stesso posto. Poi le stesse cose, le case normali, però il divanetto lo vorrei mettere da questa parte qua. Ce lo metto così, no, non scherzo, ce lo metto bianco di quarzo, ce lo faccio, che sono un bravo. Un divanetto piccolino, ci mettiamo il camino, un divanetto piccolino, vabbè, lasciamo stare, che forse è anche meglio, va. Ok, va, camino qua, vediamo dove va il fumo. Perfetto. E anche questa casa molto strana è finita. Però ora mi è sorto un dubbio qua. Ok, ci potremmo fare una casa, ma non li faremo, perché qui faremo praticamente una cosa di lavoro per chi vuole lavorare, e qui faremo la caserma in cui dormiranno e tutto il resto. E poi qua fuori ovviamente faremo un altro tunnel, ma questi sono altri progetti. Però ragazzi, se volete vedere che qua faremo un po' così di lavoretti, sai, in queste vie un po' più sperdite faremo così dei lavoretti, e qui faremo la caserma. Ragazzi, vi dovete lasciare almeno 3
3 like ragazzi per continuare la serie su Minecraft. Se non lasciate 3 like, la serie di Minecraft continuerà, però non faremo i progetti in cui avrò previsto. Anzi, no, 3 like neanche la farò la serie, quindi sarà finita là. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto come sempre. Spolliciate, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina. Io vi ricordo di condividere questo video con le vostre nonne, perché le nonne sono molto importanti, ogni volta ve lo ripeto. E vabbè, ragazzi, da Giacomo è tutto. Ciao ragazzi!